Partiti con mille notizie, oggi è veramente uno di quei video che contiene tante tante news. Stellini va a Tele Lombardia e praticamente va e risponde ad Ausilio dicendo: guarda che non è che ne abbiamo voluto Leao, è che abbiamo scelto Lukaku. Quindi praticamente si punzecchiano, non c'è nessun tipo di amore tra, anzi nessun tipo di rapporto d'amicizia tra Ausilio e il gruppo Stellini Conte, quindi si punzecchiano, si divertono così. Resta il fatto che anche Ausilio, quando può, pizzica sempre. L'intervista, poi parliamo di Zanco e parliamo di tante cose, attenzione, perché poi quello che si è visto in Cina, passo subito su un altro argomento, è pesante anche per tanti amici che saluto, che parlavano apertamente di cessione Inter e anche di futura cessione. Quello che abbiamo visto in Cina, a Shanghai, riprodotto su un palazzo di 2000 piani, è qualcosa di incredibile, perché siamo passati, adesso non è che sto qua a citare Vesicchio o quegli elementi lì, però scusate la voce che non ce l'ho ancora, però ragazzi, se tu vieni riprodotto, se chiedi di essere riprodotto sui mega schermi montati sui palazzi di Shanghai, dove c'è la tua faccia, presidente Zhang, dove c'è tutta la squadra dell'Inter, dall'allenatore ai giocatori ai tifosi, con tanto di ricordo dei derby vinti, con tanto di ricordo I am two stars eccetera eccetera, è perché tu in Cina vuoi comunicare che in una delle squadre più famose del mondo, in una delle città dove siamo adesso più famose del mondo, cioè Milano, un giovane rampollo di una famiglia cinese ha preso una squadra storica come l'Inter e in pochi anni, tra pandemia, difficoltà, robe governatizie e soprattutto con la tecnica del arrangiatevi senza soldi che vi fate le ossa, è riuscito a portare svariati titoli piccolini, ma anche due bellissimi scudetti e due finali europee. Quindi stiamo parlando di qualcuno che, secondo alcuni, doveva essere addirittura, si parlava, perché poi le battute ci sono e non le fanno solamente, anzi, sono più bravi quelli del tubo o del web, perché sui giornali e anche in TV, non faccio nomi, si parlava proprio di ma dov'è il tuo presidente, c'è robe da querela. Invece il presidente c'è, ora in settimana sapremo tutto, probabilmente prima di Inter-Lazio sapremo tutto, probabilmente domani, oggi è martedì, domani, giovedì, massimo secondo me venerdì, ci alzeremo con la notizia, ma quante bandiere a Milano appese ai balconi, ci sveglieremo con la notizia. La notizia qual è? Quella quasi ufficiale, che questo fondo Pinco va a coprire il debito, non c'è più il pegno, cioè è migliora, lasciamo stare gli interessi, ma la situazione di Zhang e dell'Inter migliora, perché l'Inter non sarà più in pegno, ok? Non c'è il pegno, io ti do i soldi per pagare quel debito là, poi tu li devi dare a me, ma me li dai come vedremo, e sulla scorta del fatto che l'Inter andrà a competere per non so quante competizioni tra Champions, Mondiale eccetera, Supercoppa, di nuovo il campionato che rimane il primo obiettivo, sono d'accordo, quindi altri 5-6 trofei da andare a conquistare e comunque dove partecipi, e quindi questo è un segnale forte per chi ti presta la fresca, e il segnale forte in Cina lo ha dato Zhang questa volta. Io ho sempre parlato di americani, se dovevo mettere un centesimino, però devo ammettere che sui sauditi hanno parlato tutti ultimamente, da Carlo Festa, Sole 24, Calcio e Finanza, quindi vediamo, non raccontiamo cose che non sappiamo prima di vedere i termini del contratto di questo fondo, però qualcuno dice che ancora potrebbe saltare qualcosa, io non credo, a giorni sapremo, prima sicuramente della festa e della cena, io non ci credo
che ci sarà un rinfresco al castello il 20, tra l'altro ho degli amici che vanno, canterà Madame, canterà Tananai, non allo stadio, lo stadio cantano Ligabue, mi pare Tananai, invece poi c'è il giorno dopo al castello dove andremo a fare un giretto, perché abbiamo degli amici che sono dentro, ma così giusto per fare un giro, se abbiamo tempo e non siamo impegnati facciamo un giretto, chi vuole venire magari poi vi dico, sono lì fuori dal castello, ci salutiamo, ci abbracciamo. Anche perché a Interlazio, conciato come sono, non so ancora se mi presenterò. Se fosse oggi non potrei venire, perché sono l'unica cosa che sto meglio, ma la voce non c'è, comunque devo fare una vita schiscia, perché la polmonite non è uno scherzo. Poi farò un video su perché mi è venuta la polmonite, perché per me è una sconfitta. Tutti ci possiamo ammalare, poi io sono abbastanza cagionevole e sono di gruppo sanguigno debole, però ho fatto troppe robe, voglio fare un video, voglio aiutarvi a non finire come me e a imparare, tanto mi è successo molto di peggio, però diciamo che anche adesso non dovrei spingere troppo sull'acceleratore. Oggi provo a tornare su controcazzo, vediamo se la voce mi assiste, questa è una prova video. Comunque sulla Cina mi spiace, ma Zhang ha smerdato tutti, sulla fattibilità e sugli interni, sulle pieghe del contratto Pinco che poi va a coprire Octree, lo sapremo presto, prima di questa cena dove arriveranno tutti i VIPs, quindi sicuramente si saprà prima, ne sono sicuro. E poi abbiamo un'altra situazione importante, e cioè che una volta sistemata questa cosa, poi a ruota ci sarà il rinnovo di Barella, su quale ero certo e lo sapevo, su Lautaro invece ero meno certo, nel senso che Lautaro vuole più soldi, poi vedremo come si mettono d'accordo. Inzaghi rinnoverà e sono contento che Inzaghi abbia chiesto una forte rosa e una grande Inter, perché le competizioni saranno tante. Quindi sono usciti già dei nomi. Quando vi ho fatto il video sulle chiacchiere di Ausilio, alla fine erano vere, nel senso che poi campagna finita qua, invece non è vero. Non è vero, tra l'altro occhio, perché Correa è in odor di Como, ce l'abbiamo a bilancio per 9 milioni, e il Como Correa per 9 milioni ce lo dà, e 9 sono sempre 9, così praticamente non ci abbiamo perso. Per quanto riguarda i soliti nomi, non ve li faccio, il Pippone di Oristanio, scusate di Satriano e degli altri, perché non mi va di tediarvi, vi dico che sono usciti i nomi da Barcellona attaccanti, io vi dico quello che so. Un obiettivo oltre a Taremi in attacco, che è Gudmundsson, fine. Gudmundsson, Taremi, Lautaro, Thuram, in questo momento Arnautovic e non Sanchez. Però l'Inter non è contentissima di Arnautovic, gli vuole bene, gli vogliamo tutti bene, però l'Inter sta provando anche a capire cosa fare con Arnautovic, se ha mercato, e vediamo un po'. Per quanto riguarda le altre notizie, mi avete chiesto tutti se so qualcosa di Conte, quello che so ve l'ho detto, nel senso che quello che risultava a me è che il Milan non sarebbe andato su Conte, perché si sono incontrati, è vero, sì, ma per me Ibra l'ha fatto, cioè l'hanno fatto entrambi per darsi visibilità, dai incontriamoci, che male che vada, se non vieni al Milan, se non c'è da fare nulla, male che vada, i giornali scriveranno che Ibra ha incontrato Conte e che tu Conte hai incontrato il Milan. Quello che fa Sterini è un'intervista che non può non essere concordata con Antonio Conte, è un'intervista un po' da mendicante, e dall'altro lato racconta che cosa? Occhio, sta dicendo, perché chi prende Conte prende sempre uno dei migliori, prende sempre uno dei più forti, ma soprattutto prende uno che sa colmare gap, e soprattutto prende uno che non è vero che è quello che raccontano, ma soprattutto prende uno che dice Stellini si è rinnovato tantissimo e cambierà tantissimo in campo. Ultime news, sono un po' arrabbiato con l'Inter per la questione della cessione dei biglietti di Inter-Lazio, so che sono eventi spettacolari, so che sono eventi speciali, concludo, 210.000 richieste, però non mi puoi far cedere, non mi puoi non poter far cedere il biglietto. Perché? Perché in questo caso io ogni tanto anch'io ho degli inviti e ho degli inviti in tribuna rossa, se sto bene vado, ma non potrei intestarmi i biglietti perché non posso cedere il mio,
è una cosa che non puoi cambiare in corso d'opera. Io faccio un abbonamento, sottoscrivo un contratto e a meno che non ci sia, ripeto, una pandemia, allora lì ci sono cose che vanno oltre il calcio. Però in questo caso, se, cioè, io ho una vita che ho promesso il biglietto, tra l'altro volevo andare con la famiglia, cioè è una cosa che, tra l'altro, questo è il preludio, dicono, perché stanno girando brutte cose sugli interclan, è il preludio al fatto che l'anno prossimo o vai tu, cioè tu, io, tu che fai la tessera, vai a vederla, o non potrai cederla. Io per esempio spesso la regalo a voi, vuol dire che io prendo un biglietto, ma io dico, ma all'Inter cosa interessa se vado io o se va una persona a cui voglio bene, a cui voglio regalare il biglietto? È un tema spinoso che poi affronteremo in altri momenti. Vi saluto, ho altre cose da aggiornarvi, ma la voce dura 10 minuti. Vi voglio bene, poi ci vediamo su Controcalcio, presto su questo canale per una mega live con voi e vi aggiorno su Inter Lazio, sulla festa al Castello e su un'altra cosa che è una sorpresa il 23 di maggio.